Buongiorno, buongiorno e buon sabato 13 maggio. Devo iniziare con una nota triste questo video del mattino di questo sabato mattina perché ieri ci ha lasciato Bebo Martinotti, un caro amico, un grande cuore rossonero. L'avevo visto l'ultima volta in occasione di Milan-Napoli, la partita di Champions League. Bebo Martinotti, ora vi mostro le immagini, lo conoscete anche voi tutti. Quante volte l'avete visto inquadrato in tribuna d'onore, una fila sopra il presidente Silvio Berlusconi e sopra Adriano Galliani, con la sua immancabile polo bianca, qualsiasi tempo facesse a San Siro. Tanti, tanti chiedono: ma chi è quel signore con la polo bianca, con le maniche corte, nonostante ci siano magari 5-6 gradi? E Bebo Martinotti. Grande amico di Silvio Berlusconi, di Adriano Galliani, grande amico del Milan, non ha perso una partita a San Siro e lo ricordo con la sua famiglia, andava con il giubbotto con scritto dietro Brigate Rossonere. Sono passati tanti anni, l'abbiamo visto in tutte le trasferte più importanti del mondo, sempre con il suo sorriso, con il suo entusiasmo, con la sua voglia di Milan. Ieri è scomparso improvvisamente e quindi ha lasciato sconvolto il mondo Milan, soprattutto il mondo Milan di quei 30 anni di Silvio Berlusconi. E quindi ho voluto iniziare questo video con un ricordo di quel che per voi è un signore con la polo bianca a maniche corte. Per me è un grande amico, una grande persona, un sorridente come tutti i tifosi del Milan devono sempre essere. Perché chi è tifoso del Milan deve essere sorridente, perché sono sempre state più le gioie, le soddisfazioni che i dolori e i dispiaceri. Non bisogna guardare l'ultima tappa, bisogna guardare la vita. E la vita del tifoso del Milan è una vita felice, è una vita di vittorie in tutto il mondo, è una vita di vittorie, di soddisfazione, di emozione. Ci possono essere degli alti e dei bassi. Ma per fortuna dei tifosi del Milan sono sempre stati più gli alti. I bassi non servono altro che far apprezzare poi le gioie che il Milan ti regala e ti dà. Le gioie che spero che mi regali oggi a Spezia. Alla Spezia partirò verso le 10. Voglio andare a non conosco molto le Cinque Terre, purtroppo. Però penso di andare con i miei amici, i soliti amici con i quali vado sempre in tutte le trasferte. Oggi sarò in curva, non dovrebbe piovere per fortuna, e andremo a Porto Venere. Combiniamo le cose anche per conoscere una città che mi dicono addirittura patrimonio dell'UNESCO, una cittadina bellissima sul mare, e quindi concilierò. E poi concentrazione, concentrazione, care amiche e cari amici. Sulla partita. E a proposito, vi chiedo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare la campanella, di mettere i vostri like oltre i 2000, oltre i 3000, come sempre nelle ultime settimane. E non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Dicevo, Spezia Milan. Spezia Milan è una partita che deve aiutarci ad arrivare a quello che deve essere il nostro traguardo, il secondo posto. Ho sempre detto che il Milan deve puntare al secondo posto e poi vedere cosa succede. Mai, mai, mai puntare fra i primi quattro. Il Milan deve puntare sempre al massimo. Purtroppo quest'anno, complimenti al Napoli, il Napoli ha impedito qualsiasi volo pindarico, qualsiasi sogno spettacolare. E allora bisogna scendere di una casella. Se il Milan sarà così bravo di riuscire a dimenticare la enorme delusione del match contro l'Inter e dimenticare tutte le speranze riposte al match di ritorno, ma concentrarsi in questa partita, il Milan può riuscire ad arrivare, erano 8-9 punti qualche settimana fa, a un punto dalla Lazio che ha pareggiato contro il Lecce a dimostrazione di un momento un po' difficile
della squadra allenata da Maurizio Sarri, riuscire ad arrivare lì a un punto dalla Lazio, con l'Inter che potrebbe superare la Lazio. In questo momento dimentico la Juventus perché io leggo, come leggete voi, dovrebbe esserci una penalizzazione. Quindi ecco perché, pur essendo la Juventus avanti, potrebbe, io non auguro niente a nessuno, sto leggendo sui giornali, i ben informati dicono che dovrebbe esserci una penalizzazione. Quindi ci fosse questa penalizzazione, il Milan in caso di vittoria sarebbe a 64, con l'Inter a 66, dovesse vincere col Sassuolo, e la Lazio 65. Quindi in piena lotta per il secondo posto, perché il secondo posto deve essere il traguardo, Juventus, tribunali permettendo, per questo Milan. Sarebbe un bel successo, sarebbe un successo straordinario, ma tutto passa per il match contro lo Spezia. Un match che il Milan affronterà con questa formazione, crediamo. Ho solo un piccolo dubbio, visto che la costola è ancora un po' dolente di Pobega, che pure ha giocato nella partita contro l'Inter in settimana, e quindi è Maignan con Kalulu e Theo Hernandez sulle fasce, sperando di rivedere il Kalulu che ho visto nelle ultime due partite, un po' in difficoltà invece prima, Theo Hernandez, che speriamo trovi un pochino più di varchi rispetto al match contro l'Inter. Centrale dovrebbe essere ancora confermato Kjær con Tomori. Kjær Tomori perché Chao è squalificato, perché Kalulu viene preferito a Calabria, che riposerà per un turno. A centrocampo ecco il dubbio, se Vranckx o Pobega. Credo Pobega, e dunque Milan con Tonali, che in questo momento deve fare degli sforzi importanti, ma lui è uno dei leader, sta bene, e d'altra parte il Milan deve a tutti i costi portare a casa questi 3 punti e cercare, e infatti Pioli mette una formazione con tanti titolari, Tonali con probabilmente Pobega o Vranckx. A destra il brillante Selemaekers, a sinistra dovrebbe giocare Origi, ancora Diaz che aveva riposato nella partita con la Lazio, e quindi ci sarà spazio per Diaz dietro la punta che dovrebbe essere Rebic. Noi contiamo molto proprio su Rebic e Origi, perché sono i giocatori che sono da troppo tempo non ci regalano un gol. Ho visto Rebic segnare un bel gol contro la Lazio. Lasciamo stare il fatto che sia stato annullato, però l'ho visto, ha riposato, giocherà centravanti, e nel momento in cui Rebic e Origi ci incominceranno a regalare dei gol, il Milan potrà essere assolutamente convinto e convincersi di puntare al secondo posto. Se puntare al secondo posto, signori, non è presunzione. Non è essere tronfi, essere esagerati. No, una squadra che è potenzialmente a 4-5 punti prima della partita contro lo Spezia dal secondo posto deve puntare al secondo posto per poi mettere sul suo curriculum e zittire tutti i critici, perché anche giustamente, perché volevano il Milan campione d'Italia anche quest'anno, però bravo Napoli, secondo, primo, secondo, insomma, incomincia a essere un curriculum per Pioli e i suoi sorprendenti di tutto rispetto. Dimentichiamo per adesso la partita contro l'Inter, sappiamo che Leao dovrebbe recuperare per la partita contro l'Inter, una partita contro l'Inter che potrebbe vedere Chao titolare. Potrebbe vedere Calabria ritornare dopo la partita di oggi, ancora lui titolare, con Tomori. Ma la partita con l'Inter, avete ragione, è lontana. Però devo dirvi che Leao sta lavorando per rientrare proprio contro l'Inter. Un Leao che ogni tanto vengono fuori ancora notizie che vi abbiamo già dato. Vi ho detto 3 giorni fa, il rinnovo c'è già stato, mi dicono no. Sì, no, dopo la partita con l'Inter ci sarà
il comunicato. Quindi quello che vi ho detto, seguendo la Gazzetta dello Sport, seguendo Carlo Laudisa, ecco che si è avverato. Quindi poi sono arrivati tutti gli altri, ma io avendo seguito per primo, non per primo la mia notizia, per primo la Gazzetta dello Sport, perché la fonte della Gazzetta dello Sport mi sembrava la più attendibile, quindi non ci sono novità. Chi segue il mio canale l'ha saputo per primo, si è congratulato, ci sono sempre stati quelli che hanno ironizzato, ricordando non so che cosa, a suo tempo, forse che 26 anni fa avevo detto che Ibra avevo fermato, ma avevo sbagliato di un anno, ma qui ci si ricorda, giustamente, perché è sempre uno stimolo. E quindi Leao il firma e rimarrà con noi, o perlomeno rinnoverà o ha rinnovato fino al 2028. Se poi arriva qualcuno che si presenta con 175 milioni della clausola rescissoria, daremo via Leao e cercheremo altri giocatori. In un mercato, cari amiche e cari amici, che deve vedere purtroppo l'acquisto di non un centrocampista, ma due centrocampisti. Non so se quando uscirà il comunicato dell'operazione di Benasser, un'operazione non facile, un'operazione che ce lo toglierà per diversi mesi, vedremo quando recupererà, ma attenzione, qualcuno si è dimenticato. Poi oltretutto avremo anche Benasser che ce lo toglieranno per la Coppa d'Africa. Da una parte sarebbe molto bello, perché perdiamo Benasser, ma perdiamo Benasser giocatore. Vuol dire che è rientrato e sta bene. Non ci voleva, il ragazzo è veramente giù di morale, è il primo grandissimo infortunio della sua carriera, un infortunio abbastanza pesante. E quindi gli rivolgiamo tanti, tanti, tanti in bocca al lupo al nostro Sceicco Bianco, un ragazzo splendido, un grande cuore rossonero, un grande giocatore che si è trovato questo infortunio. Ho rivisto 10 volte l'azione di una banalità, nessun giocatore dell'Inter è entrato in maniera dura. C'è stato proprio uno scontro molto fortuito, molto doloroso, ma assolutamente né violento né cattivo, uno scontro normalissimo di gioco. Però questo è successo, quindi tanti auguri a Benasser, ma soprattutto forza lotta vincerai. Ripeto, parto per Spezia. E per la Spezia e alla Spezia il Milan si gioca la possibilità di arrivare secondo, di arrivare secondo. Non dimentichiamo, il Milan ha questa partita contro una squadra che lotta e poi alla Sampdoria che invece è già, penso sì, retrocessa. L'Inter ha un calendario più difficile, Bologna e l'Atalanta per adesso, scusate, la Roma che gioca a Bologna e l'Atalanta le lasciamo dietro perché sono dietro. Tanti, quindi tanti, tante emozioni vogliamo dal Milan oggi. Una partita, non andiamo lontani, come quella disputata contro la Lazio, senza Leao. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e ancora un grande abbraccio ai familiari di Bebo Martinotti. Ci mancherà la sua polo bianca, il suo sorriso, la sua chioma bianca, là in tribuna d'onore sopra Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Bebo, ciao!